Ed ha una lunga tradizione un'altra rappresentazione della Via Crucis. È quella di Fanano sull'Appennino Modenese con centinaia di figuranti. L'ha seguita per noi Antonio Farnè. È uno dei momenti più forti dal punto di vista spirituale di tutto il percorso incentrato sulla Pasqua. La Via Crucis del Venerdì Santo, le sue stazioni che portano all'atto finale, quella della passione di Cristo con il gesto della crocifissione. Una tradizione che si rinnova da più di 2000 anni e che a Fanano, località dell'Appennino Modenese, con cadenza triennale trova una rappresentazione pratica, vivente, attraverso il coinvolgimento diretto di centinaia di figuranti. Le suggestioni si mescolano alla spiritualità. Grande la partecipazione, è il segno di una cultura popolare ancora intatta, ma quello che più colpisce è la mobilitazione di un intero paese che per una notte diventa comunità. Grazie al lavoro delle confraternite, che sono tre nel nostro paese, una dei Rossi, una dei Neri e una dei Turchini, abbiamo allestito un percorso su 8 contrade. 250 persone, 300 persone sicuramente si sono mobilitate per lavorare. La rappresentazione del Venerdì Santo di Fanano iniziò nel XV secolo grazie ai monaci francescani del locale convento. Agli inizi del Cinquecento aveva raggiunto una tale notorietà che il duca di Modena fece una legge per regolamentarla. Oggi tocca ai giovani mantenere viva questa bella e importante tradizione, spinti dal desiderio di stare insieme, il condividere una giornata di lavoro insieme e il semplice lavoro manuale. I vecchi ci hanno passato il testimone e quindi siamo quelli che un domani faranno queste cose.